Buongiorno, siamo a aggiornare, diciamo, sull'andamento di alcune notizie importanti che vogliamo comunicare. Ieri in Commissione Sanità all'unanimità è passata una mozione che impegna la Giunta regionale a potenziare l'ospedale di Nottola e la impegna anche a una collaborazione fattiva con la Regione Umbria, perché a Castiglion del Lago, dove era presente un reparto di ostetricia, questo reparto è stato chiuso e i cittadini dell'area del Trasimeno chiedevano di poter accedere alle cure e soprattutto al monitoraggio ed espletamento del parto in un ospedale vicino. Nottola è a 20 km, mentre Perugia, dove la Regione Umbria intendeva spostare le richieste di cura delle donne del Trasimeno, si trova a 70 km. È stata una buona idea dei cittadini di Castiglione e di Montepulciano, attivisti del movimento, ma soprattutto cittadini di quell'area, di interpellarci come Movimento 5 Stelle a livello di Regione Toscana, e come movimento abbiamo proposto in Commissione Sanità al presidente Scaramelli, che tra l'altro è di quella zona, e a Bezzini, anche lui di quella zona, di fare una cosa bipartisan. Ci siamo riusciti. È andato molto bene, è stata accolta con soddisfazione. Credo sia una vittoria di tutti i cittadini di quell'area.